All'Università della Sorbona in Francia hanno questo bellissimo termine che purtroppo in Italia non si usa, che è giovani studiosi, e indica quegli studenti dai 15 anni fino a una precoce età compresa tra i 25 e 30 che si occupano di divulgazione culturale, ricerca e arte. Quindi io vorrei innanzitutto ringraziare quei giovani studiosi, quegli studenti che si sono occupati di questo progetto, mettendo in forse quella passione di cui l'Italia ha tanto bisogno per mandare avanti le sue scuole e università. Comincerei con ringraziare tanto. Allora, quando mi hanno detto di parlare, mi hanno detto che avrei dovuto presentare l'artista Mario Gambedotti come essere umano. Subito sono rimasta un po' sorpresa, perché presentare una persona come essere umano è forse la cosa più difficile che si possa dire di qualcuno. Perché parlarne come artista, per carità, se uno è capace e conoscitore delle arti, si può fare. Parlare come essere umano vuol dire che uno deve compendiare in pochi minuti di tutta la vita l'essenza di una persona, cosa che è assolutamente forse fuori dalla mia portata. Quindi, poiché la vita di una persona è fatta di frammenti, io vi lascerei qualche frammento di quello che per me è stato innanzitutto un nonno, prima di un artista, prima di uno xilografo, un incisore. Un nonno che era una persona incredibilmente particolare. Quel tipo di persona che la sera ti accoglie a tavola con una pergamena finta costruita con macchie di caffè e altri fogli di carta presi da non so quale stabuzzino della casa, e sul rotolante si trovava una mappa della casa che portava a chissà quale tesoro nascosto degli indiani, con poi magari 5-6 anni, per te quella cosa era vera, e ti mettevi a inseguire questa mappa alla ricerca di questo famigerato tesoro. Io sono rimasta convinta per tanti anni che nell'appartamento di nonno ci fosse una botola segreta che portava chissà a quali tesori, anche perché la casa stessa è estremamente particolare. Lo studio dove Mario Gambedotti lavorava è una sottospecie di ammasso di collezioni cose, da temperini degli anni 20 di metallo nero a soldatini a cavallo che non c'entrano nulla con l'arte della xilografia, a ovviamente vari tipi di oggetti artistici. Quindi sicuramente una personalità estremamente, estremamente multiforme, che mi disse una volta di aver avuto l'enorme fortuna di vivere nel contesto urbinate, di crescere nel contesto urbinate e quindi nel contesto italiano. E io gli chiesi perché questa cosa, voglio dire, tanti artisti vivono in altre zone del mondo e diventano nomi eccelsi in qualunque periodo storico. Lui disse sì, è diverso però, perché se tu nasci in Italia, nasci in mezzo all'esperienza. E quindi qualunque cosa tu produca, momento in poi di artistico, sicuramente avrà quel punto di riferimento la bellezza. Uno che nasce in mezzo a un deserto di ghiaccio, no? Nel nord, o che nasce in una zona arida, può anche avere una grandissima bellezza artistica, una grande pertinenza, ma avrà quel punto di riferimento il suo deserto di ghiaccio, il suo deserto di sabbia, le poche cose che lo circondano. Crescere in una città come Urbino, che è arte pura, o crescere in Italia, che è arte pura, ci permette di avere come paragone solo qualcosa che è già eccesso, e quindi si può fare solo qualcosa di più. E quello che secondo me, pur non occupandomi di questo, Mario Gambedotti ha fatto è rendere nelle sue opere l'umanità italiana. Quello che vediamo guardando qualunque genere di illustrazioni, in particolare quelli di questo libro, ma poi anche in qualunque altro quadro e opera, vediamo volti, vediamo figure, vediamo personaggi che fanno cose, un po' di ispirazione fiammiglia, ma non solo, c'è una specie di anima che pervade il singolo personaggio, che fa qualcosa di diverso da tutti gli altri personaggi, e sembra per un istante che siano tutti confusionariamente inseriti in un contesto che proprio in realtà in qualche modo è armonico. E questa qua è una cosa che mi ha sempre sorpreso, perché anche quando ero più piccola, vedendo questi quadri pieni di personaggi che si arrampicavano in posti, facevano cose assurde, cavalli sopra delle tende sotto i cavalli, cose che apparentemente senza senso, mi facevano pensare che la fantasia può anche non avere un limite quando si esprime con l'arte. E quindi questo per me è stato un po' Mario Gambedotti e un po' soprattutto mio nonno.